Ciao a tutti ragazzi e bentornati su NerdClub, io sono Ghelan. Abbiamo parlato abbastanza durante l'ultima live, vi lascio anche il link qui sopra. Siamo veramente giunti alla fine dell'era delle console portatili? Beh, scopriamolo insieme. Questo è molto difficile da dirsi, ma quello che è certo è che Sony dubita fortemente sul futuro di questo settore. Infatti è stato lo stesso Yoshida, presidente di Sony Entertainment, a dire che il gaming su mobile sta prendendo sopravvento e che praticamente il terreno è sempre meno fertile per quanto riguarda le console portatili. Nello specifico, Yoshida ha spiegato come l'avvento di tanti titoli free to play, soprattutto di fascia alta, abbia sconvolto il mercato e inoltre ha cambiato anche completamente l'approccio ai comandi, quindi l'interazione col device. L'utente smartphone, infatti, è abituato a utilizzare le gesture touch e quindi le console legate ancora al sistema analogico non riescono a offrire la stessa identica esperienza. A mio modo di vedere il sistema analogico rimane sempre il migliore, però a quanto pare il mercato parla una lingua completamente diversa dalla mia. Non sono poi così realmente convinto che la scelta di Sony di non far uscire la PlayStation Vita 2 sia legata a questa concorrenza con gli smartphone. Al lancio infatti Sony ha venduto più di 21 milioni di unità, soprattutto dopo aver annunciato la possibilità di giocare in streaming, in casa, a tutti i giochi che avete sulla vostra PlayStation 4. Non si può poi colpevolizzare l'hardware, anche perché è decisamente superiore al concorrente 3DS, quest'ultimo però ha venduto più di 50 milioni di unità. A mio parere i problemi stanno nella pessima gestione commerciale di Sony, che ultimamente ha lasciato il segno anche in altri settori della casa nipponica. Pensate infatti che inizialmente la possibilità di giocare in remoto da console PS4 era stata venduta come feature aggiuntiva ma disponibile fin dal lancio, ma che in realtà ha tardato mesi e mesi. E se considerate che questa è stata una delle opzioni principali che ha convinto molti utenti ad acquistare la PlayStation Vita, beh, Sony, qualcosa è sbagliato. Inoltre, a dirla tutta, anche una volta disponibile il servizio non era poi dei migliori, il lag era costante, anzi lo è tuttora, a meno di non sedersi direttamente sulla PlayStation 4. No, seriamente, non fatelo. Altro problema che Sony ha sempre avuto è stata l'ostinazione ad avere prodotti proprietari. E nello specifico sto parlando della memoria, infatti la SD compatibile con la console di casa Sony costava ben 100 euro per soli 32 giga, contro i 18 euro delle SD più comuni. Vogliamo poi parlare anche dei giochi? Beh, se siete amanti del mondo giapponese ne avete tantissimi e bellissimi. Se invece non lo siete, beh, non avete poi a disposizione un granché. Non fraintendetemi, non vuol dire che non siano dei bei giochi, ma semplicemente dei porting di giochi che già potete trovare sulla PlayStation 4. E per questo motivo, a mio modo di vedere, assolutamente inutili. Sony quindi ha sbagliato completamente l'approccio a questo mondo, volendo offrire la stessa esperienza che potete avere con la console di casa. Cosa che Nintendo invece col suo 3DS è riuscita a padroneggiare alla grande, sviluppando giochi dedicati esclusivamente alla console, sfruttando tutte le sue caratteristiche. Per farla breve, Sony sembra che stia dando colpa a fattori esterni solo perché non in grado di affrontare i cambiamenti repentini del mercato. Tornando quindi alla nostra domanda iniziale, ovvero se siamo arrivati veramente a vedere la fine delle console portatili. Se vi devo dire la verità, non ne sono così convinto. Nintendo rimane sulla strada giusta e probabilmente vedremo qualcosa di molto più interessante a venire. Se Sony poi abbandonerà definitivamente il progetto per una PlayStation Vita 2, beh, non credo che ne sentiremo poi tanto la mancanza. Voi cosa ne pensate? Avete una console portatile, un 3DS oppure una PlayStation Vita? Qual è stata la vostra esperienza? Lasciateci un commento qui sotto. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Io ora vado a giocare col mio bellissimo Gameboino, che non sarà certo next gen ma è divertente. Ora non mi resta che salutarvi e noi ci vediamo con il prossimo video. A presto! Ragazzi, se questo video vi è piaciuto e volete sempre rimanere aggiornati, iscrivetevi al canale. Non dimenticatevi poi di seguire anche i nostri social perché lì troverete tante notizie e novità interessanti. Cliccate poi su uno dei video qui sopra. Non ve ne pentirete, credetemi. A me non resta che salutarvi e noi ci vediamo con il prossimo video. A presto!